giorno e sono in partenza per la prossima tappa. Non ricordo bene il nome del paese, dovrei controllare, però posso dirvi che si trova ad oltre 17 km di cammino, nei quali non incontrerò nulla. 17 km di solo questo. Sì, mi sento abbastanza pronta, quindi sono partita, speriamo di riuscire ad arrivare, fiduciosi come sempre. Il cielo, per fortuna e per la mia gioia, è sempre sereno, perché amo quando è una bella giornata e c'è il sole. Quindi si parte anche oggi con direzione prossima meta. Go! Lungo la strada sembra che ci sia proprio una divisione netta, perché mentre a sinistra è tutto giallo, a destra è tutto verde. Il cielo è azzurro su entrambi i lati, però. E nel nulla dei campi delle Mesetas ecco spuntare una fattoria. Com'è la canzone? Della vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. Go go, si procede, non sono neanche a metà. E dopo aver camminato per oltre 2 ore nel nulla, proprio nel nulla, quando sei convinto di aver bisogno di riposo, perché proprio ti senti di venir meno, senti che stai per venire, ecco comparire improvvisamente un'oasi per rilassarti, e pensi, è un miraggio? E invece no. Dopo 2 ore e mezzo di cammino nel nulla delle Mesetas, ecco arrivare un tavolo delle panche, è il mio momento relax. Wow. Amici, è un miraggio. Dopo quasi 4 ore di cammino, no, 3 ore e mezzo, ho un miraggio. Vedo una punta lì, aspettate, proprio lì, va bene, comunque alla mia destra, vedo la punta di un campanile. O è un miraggio o è la mia prossima meta. Il miraggio diventa sempre più grande. È lei, è la mia tappa, è la mia destinazione. Oltre 17 km di camminata continua nel nulla delle Mesetas, che mi sono piaciute, devo dire la verità, ecco spuntare la mia destinazione. So che fra qualche minuto potrò letteralmente crollare su un letto, un divano, una panchina, un bar, qualunque cosa. Sto arrivando, eccomi. Riflessione della giornata. Questo è il panorama dietro di me e ve lo mostro perché è qualcosa di eccezionale. Sono qua, arrivata all'albergo di, non mi ricordo il nome di questo paese, dopo leggo e ve lo dico, perché ho la guida Pellegrini Belluno, è quella che io uso, l'ho scaricata gratuitamente sul sito in PDF e ce l'ho sul cellulare. Allora, oggi ho fatto una tappa bella tosta, erano 17 da dove stavo io, ho fatto i primi 5 km, sono arrivata al paesino, ho fatto colazione e poi ho fatto un'altra tappa lunghissima di 17 km di fila nel nulla delle Mesetas. Vi posso dire che mi spaventava molto questa tappa, perché il pensiero di dover camminare per almeno 4 ore, la media di solito è di 4 km all'ora, io mi sono resa conto qua di aver acquisito una media di 5 km all'ora senza difficoltà, quindi cammino abbastanza veloce anche tranquillamente, però anche con questa media erano comunque 3 ore e mezzo, 4 ore di cammino di fila nel nulla. Mi spaventava tantissimo questa tappa, ma questa, così come inizialmente mi spaventava la prima tappa dei Pirenei, così come mi spaventava l'Alto del Perdon, e vi dico la riflessione che ho fatto oggi, perché per me è importante, almeno a me mi ha riempito molto. Mi sono resa conto che questo cammino mi sta insegnando ad affrontare ogni volta le sfide nella vita quotidiana.
Non ci avvengono sfide tutti i giorni, possiamo prefiggerci l'obiettivo di aumentare, per esempio, il nostro livello lavorativo, di carriera lavorativa o di conquistare una persona, qualunque cosa. Qui nel cammino, invece, ogni giorno è come se ci fosse una sfida davanti a te. Ogni giorno, no, ogni giorno, però, puoi spaventarti per una tappa che senti più difficile e che hai paura di non superare, però ogni volta, trovi in te il coraggio di farla e di affrontarla, perché lo devi fare, lo fanno tutti, lo fai anche tu, e ti rendi conto che puoi farlo, che riesci a farla, ed è tanta la soddisfazione quando riesci ad arrivare alla tua meta, che realmente ti si riempie il cuore e pensi: ce l'ho fatta. Questo cammino mi sta insegnando proprio questo, che io non ho limiti se non quelli che io mi prefiggo, e che ogni cosa che mi spaventa basta affrontarla. E nella maggior parte delle volte, non dico sempre, però il più delle volte la si riesce anche a superare. Una volta che l'hai superata, ti volti indietro, la guardi e dici: ah, però mi spaventava questa, e invece ce l'ho fatta tranquillamente. Talvolta realmente ci vuole di più a dire che a fare. È proprio vero il detto. Questo è quello che ho capito io. Sono al mio 21° giorno, sono a metà del mio viaggio, e vi posso dire che già mi sta venendo il magone, perché io non voglio che finisca. Credo che me la prenderò ancora più con calma, perché questa avventura per me è straordinaria. Mi sta riempiendo il cuore, l'anima, lo spirito di tantissime belle esperienze, di tanti insegnamenti. Mi sta facendo acquisire sicurezza in me stessa, gioia e tutto. Cioè, io non lo so, provo a spiegarvelo a parole mie, però non so se ci riesco bene, anche perché ve ne sarete accorti, faccio un sacco di errori nei video, però perché per me è diretta, è della serie buona la prima. Io prendo, riprendo e parlo. Come viene, viene, se sbaglio qualcosa non fa niente, vi tocca sentirvelo così, non ripeto mai due volte una cosa, perché non riuscirei a trasmettervi l'emozione che provo nel ripeterla dopo, pensata, ve la devo dire nel momento in cui mi esce. Quindi perdonatemi per gli errori che faccio, se chiamo male i paesi, tipo Logrogno, l'ho chiamato sempre Logrono, tutte le altre cose, però questa sono io. Nella semplicità, vedete, non guardo se ho i capelli fuori posto, se ho il trucco, niente, mi piace che sia così. Vi rimosso la tappa, perché io stasera dormirò così, guardando questo panorama, ed è bello per me che vengo da una metropoli. Sono soddisfatta di aver superato anche questo obiettivo, questa tappa di oggi, e vedremo domani come andrà. Vi auguro la buonanotte a tutti e a domani. Ciao gente!